Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo un fucile dell'Evolution, in particolare l'Evo Ultralight M4 SBR PDV. Con un nome del genere non ci si può che aspettare delle grandi cose, che andrò a raccontarvi a breve, soprattutto perché dentro il nome del fucile c'è Evo, che mi ricorda Evangelion e quindi... Bene, prima cosa che risalta sicuramente all'occhio appena abbiamo il fucile davanti è la verniciatura. Come potete vedere, oltre ad essere estremamente realistica, ma soprattutto molto molto bella, ragazzi, perché ricorda veramente quella dei fucili veri, questa è una verniciatura Cerakot. Cosa vuol dire? Beh, la verniciatura Cerakot sono rinomate in generale come verniciature perché offrono una serie di vantaggi. Per spiegarvi un po' meglio di cosa comprendono, è una delle uniche verniciature che a livello molecolare include della ceramica. Questo offre una serie di vantaggi, tra cui, come potete vedere, un riflesso sul fucile praticamente inesistente, in quanto non riflette per niente la luce. Per fare una piccola comparazione, adesso vi ci metto un fucile più economico e vedete qual è la differenza sostanziale. Come potete vedere, riflette la luce in maniera abbastanza importante, al punto che se ve lo attaccate sulla schiena e andate a correre di notte in una strada buia non c'è pericolo che qualcuno vi possa investire. Tra l'altro ha una resistenza all'ossidazione molto più alta rispetto a dei fucili che sono stati anodizzati, quindi anche da quel punto di vista lì non vi lascia sicuramente a piedi. Continuando a decantare i vantaggi del Cerakot, che ne ha veramente una grossa serie, oltre a rendere il fucile resistente a quelli che possono essere dei graffi o alla corrosione, è anche estremamente resistente agli urti, infatti rende il fucile più duro, il materiale di cui è fatto il fucile ne giova ovviamente, e quindi anche in seguito a degli urti il fucile resisterà di più che a un trattamento come può essere l'anodizzazione o una verniciatura a polvere. E infine, che è una cosa che normalmente si può tralasciare, normalmente la verniciatura è estremamente omogenea, quindi non abbiamo dei punti in cui il fucile ha un colore diverso o ci è stato dato più prodotto, ma è veramente omogeneo, rendendo il fucile veramente molto realistico, e devo dire che è stata fatta e viene fatta su questi fucili molto molto bene. Prima di concludere il discorso sulla verniciatura vi aggiungo una cosa: sono possessore di un fucile Evolution con verniciatura Cerakot da ormai 3 anni e devo dire che non sono bufale quelle che vi sto raccontando, in quanto ho avuto modo di provarlo sotto l'acqua in situazioni dove l'ho sbattacchiato un po' in giro e non ha graffi. Questa è una cosa che mi ha stupito molto perché ho avuto modo di provare e utilizzare per anni vari tipi di fucile e raramente ne ho trovato uno che fosse veramente così resistente. Sbattervelo sulla schiena, correrci in mezzo a dei muri, appoggiarvici sopra, rischiare di graffiarlo passandoci sopra degli elementi in metallo è qualcosa che capita spesso nel soft air, e questo fucile non teme niente, che è un importante valore aggiunto che il fucile può vantare. Sotto la verniciatura possiamo trovare un fucile full metal con un paramano in alluminio e un calcio, come potete vedere, PDV, veramente interessante, di cui però vi parlo dopo perché c'è direttamente relazionato anche dove mettere le batterie, che sono sicuro che ve lo state chiedendo. È provvisto anche di loghi Lone Star, ovviamente, con anche indicato l'indirizzo della fabbrica in America a Tomball. Provvisto di numero di serie, perché questo è il mio fucile, ce ne sono tanti come questo, ma questo è il mio. Il rail, oltre ad essere in alluminio, come vi ho detto, è provvisto anche di attacchi M-Lock, ovviamente. È ovviamente provvisto di tacche di mira, peccato che non siano regolabili, però sono semplici e anche andare in puntamento non è assolutamente complicato. Continuando con gli elementi esterni, troviamo una canna realizzata dal pieno, estremamente resistente e anche bella sturdi, e l'alloggiamento della batteria all'interno del calcio, per quanto molto piccolo, è provvisto per reggere batterie 11.1, quindi il fucile spara come un bastardo. Due elementi molto importanti da non trascurare sono sicuramente il cambio molla rapido, che vi permette quindi di sostituire la molla velocemente senza dover tirare 8 madonne e mezzo, ma cosa ancora più figa è che si può accedere al vano motore, quindi direttamente al motore senza attrezzi. Basta rimuovere questa parte qui sotto, ovviamente, all'impugnatura, si accede direttamente al motore senza dover stare lì a scasinare, quindi non vi servono attrezzi se non magari un cacciavite o qualcosa per fare leva per alzarlo, in quanto se avete le dita sensibili potreste andare a farvi male. Parlando delle caratteristiche interne, c'è sicuramente molto importante il fatto che abbia un delayer di serie per permettervi di incamerare i pallini anche con alte velocità. Montandoci infatti una 11.1 avete bisogno che il fucile peschi senza nessun tipo di problemi. Parlando sempre di interni, è provvisto anche di boccole con... Ma allora è un vizio!
provvisto anche di cuscinetti a sfera radiali in acciaio da 8 mm di diametro, non male, non male davvero. Ingranaggi rinforzati in acciaio in modo tale che non vi si sgrani mai il fucile. Tutto questo coronato con un motore high torque che è un bel cavallo da battaglia. Il top up è a ghiera che vi permette quindi una regolazione millimetrica e micrometrica del vostro opappino. Altra piccola chicca è che il gearbox è compatibile con una centralina Evolution ETS che non guasta e sarebbe molto figa mettercela sopra, così che poi il fucile è un demone dell'inferno venuto a prendersi la vostra anima, che poi la mia non la può prendere perché esatto. E poi infine chicca finale, che ha una canna interna di precisione da 6.01, quindi una delle migliori, e vi viene fornita di serie col fucile, quindi non dovete montarcela dopo voi, che diciamo non guasta, cioè è proprio quella, una roba da niente insomma, no? Troviamo anche un'impugnatura frontale verticale inclinata molto molto carina, che si sposa bene anche con lo stile del fucile, e un caricatore monofilare Exmag da 120, quindi un caricatore molto economico di quelli che vi tirano dietro normalmente. Finito di raccontarvi vita, morte e miracoli e anche le mie opinioni personali sul fucile, passiamo alla prova di tiro e anche come si mettono le batterie qui dentro, che è un'altra di quelle piccole pecche che sono poche ma ci sono. Per metterci la batteria non c'è niente di più semplice, vi basta svitare questo bel tubino fino in fondo. Nel caso vi possa interessare è possibile rimuovere completamente il calcio, nel caso voi vogliate essere ultra compatti. Nel nostro caso io lo rimuovo perché ci metteremo l'alimentatore esterno. Vi consiglio l'utilizzo di batterie con capienza massima di 1100, per capirci sono quelle ultra sottili fatte a tagliatella, perché il tubo del calcio è molto corto, doppio senso spaziale, e quindi non ci stanno le batterie normali. Io adesso lo vado a connettere e vediamo come spara. Bene, ho avuto un cambiamento di cuore all'ultimo, ho deciso di mettercelo lo stesso il calcio, anche perché se no non si imbracciava come piaceva a me. Proviamo in singolo e poi in raffica. È reattivo da far paura, soprattutto con le 11.1. Proviamo con la raffica. Così è out of the box, 11.1 out of the box. È molto molto reattivo, ragazzi, con le 11.1 in maniera particolare. E poi, ragazzi, è comodo, c'è poco da dire, è estremamente comodo. Andare in puntamento è estremamente semplice, ma anche il cambio spalla vi viene a una velocità impressionante. È di un'ergonomia atroce, poi è leggero, cioè. Io sono abituato a giocare con un Lonex che pesa non vi dico quanto, e è un altro mondo. Molto molto carino. Passiamo alle conclusioni finali. Bene, adesso che avete visto che spara come un cavallo da guerra della prima guerra mondiale inglese, ho visto War Horses l'altro ieri, passiamo adesso alle conclusioni finali. Prima cosa che mi sento da dire e di cui voglio parlare è: dove lo usate questo fucile? Beh, si presta a tutto, perché potete usarlo in boschivo con ingaggi lunghi, visto che ha una canna di precisione e spara veramente bene anche in raffica, quindi non avete paura che non vi peschi o che il pallino non arrivi esattamente dove deve, in quanto 6.01 vi lascia veramente pochissimo spazio per avere perdita di precisione, soprattutto sulle lunghe distanze. Ma allo stesso tempo ha le caratteristiche per essere utilizzato in un CQB grazie al calcio PDV, che si può quindi accorciare, e come potete vedere è sì un lato negativo che lo spazio per la batteria sia così piccolo, ma vi permette anche di accorciarlo e tenervelo veramente sotto l'ascella praticamente. È funzionale, è comodo, perché anche andare in puntamento è semplice, anche un cambio spalla veloce non è problematico, anzi è facilitato dal fatto che sia un fucile comunque leggero, che è veramente molto molto leggero. Un RIS in alluminio M-Lock vi permette veramente di renderlo di una leggerezza spettacolare. Altro vantaggio estremo di avere un M-Lock è che si può montare, come vedete qui, una slitta M-Lock subito qua di fianco e metterci un mini dot, mentre sopra potete mettere magari un mirino che tiri più lontano, come un ACOG o quello che preferite, e quando volete poter farlo diventare da CQB girando e inclinando il fucile, cosa molto figa a mio parere, in quanto è un accessoriare il vostro fucile con qualcosa di particolare, con qualcosa in più, e che allo stesso tempo vi permette di essere versatile e potervi adattare a tutte le situazioni. Il cambio molla rapido, il poter accedere al motore senza dover tirare sette madonne perché non vi servono attrezzi, voi lo aprite con... voi rimuovete questa parte qua a mano e siete già lì che potete operare sul motore. Sono tutti vantaggi, sono tutte delle caratteristiche che rendono il fucile versatile, utile e soprattutto affidabile. L'altra cosa che mi ha stupito molto, soprattutto personalmente, è la presenza di una quantità di accessori e di caratteristiche extra, per così dire, perché non era necessario includerle, ma sono state incluse,
che il fucile offre. La canna di precisione, il caricatore monofilare Exmag, che sono, oltre a esteticamente molto belli, soprattutto dei caricatori monofilari di ottima qualità, tra i migliori. Un'impugnatura verticale inclinata veramente bella, ma soprattutto inclusa, che anche lì non c'era bisogno, non lo fa quasi nessuno di includere un'impugnatura così particolare su questo fucile. E poi la verniciatura Cerakot, che è qualcosa di spettacolare per tutti i motivi che vi ho già detto, anche per l'estetica, e sono un fan dell'estetica dei fucili, datemi del malato, un po' lo sono, però fa la sua sporca figura sul fucile, ma soprattutto, oltre ad essere esteticamente bella, vi offre una quantità di vantaggi che pochissimi vi offrono, in quanto il fucile, oltre ad essere realistico, è resistente anche a una bomba nucleare. È un fucile con un prezzo medio che ha e offre dei componenti e delle caratteristiche che, se doveste aggiungerci voi di vostra tasca, vi costerebbero ben più del fucile. Quindi questo è un fucile vantaggioso, ragazzi, per una serie di ragioni, ed è soprattutto esteticamente, perlomeno a mio parere, molto molto bello, molto molto compatto e versatile. Bene, questo è tutto quello che avevo da dirvi su questa bellezza. Vi consiglio di venire a provarlo, in quanto i giochi di luce del fucile vanno non visti, e anche l'ergonomia di come vi si incastra addosso è qualcosa di veramente veramente particolare. Vi consiglio di venire a vederlo voi e toccarlo con mano, come il pene. Bene, venite quindi in negozio, provate l'Eva 01. Noi siamo qui che vi aspettiamo a braccia aperte, anche perché si avvicina a Natale ed è periodo di regali, quindi magari potrete trovare quello che fa al caso vostro, chi lo sa. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Stay angry! E Evo mi ricorda Eva, quindi Evo, che mi viene in mente l'Eva 01, quindi Evangelion. Sì. Ah, ok, pensavo fosse una cosa un pochino più... più sofisticata, no? Tu l'hai capita? Sì. Lui l'ha capita. Ma davvero? Ah, perché conosceva...